Buongiorno cuori nerd e bentornati in un nuovo video. Oggi location diversa perché, come vi abbiamo anticipato sui nostri social, i miei stanno traslocando e di conseguenza io. E quindi oggi siamo in questa location provvisoria che poi in realtà è la stanza in cui ci verrà anche il nuovo studio, quindi in realtà non è poi così tanto provvisoria. Siamo nel mese che accoglie Halloween e quindi abbiamo pensato di andare avanti con la nostra rubrica di miti e leggende del Giappone. Oggi in particolare parleremo di un mostriciattolo, tanto carino quanto inquietante, che porta il nome di Katakirawa. Chi è il Katakirawa? Un grazioso quanto inquietante maialino spiritico, mostriciattolo, a cui manca un orecchio e che qualora voi abbiate la malaugurata sfortuna di incontrarlo, tenterà di passarvi in mezzo alle gambe. Qualora dovesse riuscirci, le possibilità sono due: o vi ruba l'anima, oppure vi lascia sterili. Che delle due è andata ancora bene se vi lascia sterili. Io preferirei quella. Bene, questo mostriciattolo spiritico, per fortuna, non si trova in tutto il Giappone, almeno quello. Ma si trova solo su un'isola e anche in quest'isola sembra essere limitato a due o tre posti, non di più. Dove si trova quest'isola? Qual è quest'isola? È l'isola di Yamamiushima. E come si fa a sapere che è proprio lì? Molto semplice, ci sono stati racconti, fatti successi, tramandati proprio in questo posto. Quello di cui vi parliamo oggi, o vi parlo io visto che sono da sola, risale al periodo Taisho, ovvero precisamente nell'anno 1922. In quest'anno successe che un gruppo di ragazze venne trasferita da un'isola vicina, appunto all'isola di Yamamiushima, per andare a lavorare nelle fabbriche Tsumugi. La sera, proprio del loro arrivo, per festeggiare questo cambio vita, le ragazze decisero di andare a far serata, di stare un po' insieme, mangiare qualcosa e fare un po' di festa. Finita la serata, giunto il momento di dover rientrare, la più giovane del gruppo, Mago, propose alle sue colleghe di andare verso il mare, a vedere il mare, perché insomma provava già un po' di nostalgia del posto che avevano lasciato. Le sue colleghe furono tutte ben felici di assecondare quest'idea di Mago, tutte tranne la più anziana del gruppo, Nabe, che lei invece decise di andare verso casa, in quanto poi il giorno dopo avrebbero dovuto lavorare. Quindi il gruppo si separò, da una parte tutte le colleghe capitanate da Mago, dall'altra la sola Nabe che rientrava verso casa. Proprio sulla strada del ritorno, a un certo punto udì alle sue spalle un rumore. Si girò e vede questo fagottino delle dimensioni circa di un cane che le andava verso. Inizialmente non si rese conto di chi era, ma più questo fagottino si avvicinava, più si rendeva conto appunto che assomigliava a un maialino e a cui mancava un orecchio. Ergo, si ricordò della storia che appunto le raccontarono di questo mostriciattolo, che l'unico modo che si ha per evitare è quello di accucciarsi in ginocchio, tenendo ben serrate le gambe in modo che non possa passare. Quindi lei, presa da questo enorme spavento, pur essendo spaventata e non completamente lucida, chiuse immediatamente gli occhi e si rannicchiò per qualche minuto, in attesa di trovare il coraggio di capire se era ancora viva o no. Trovato il coraggio, aprì gli occhi, anche perché in lontananza sentì le sue colleghe avvicinarsi alla strada del ritorno, quindi si sentì un attimino più protetta. Aprì gli occhi e vide che appunto questo mostriciattolo non c'era più e poté finalmente ritirarsi in piedi. Quindi la nostra piccola nave, almeno questo racconto finisce bene con la nostra nave che non muore, non le viene tolta l'anima e non rimane sterile, per fortuna, perché ha avuto, insomma, i riflessi pronti. Ora, siamo tranquilli?
perché comunque un'isola sola, basta andare in giro a modalità pinguino e ce lo evitiamo. Però qualora vi dovesse capitare di andare in Giappone e di trovarvi la sera sull'isola di Mamoshima, ricordatevi di camminare a gambe strette. La storia di oggi è finita. Speriamo vi sia piaciuta, che vi abbia un pizzico inquietato quanto ha inquietato noi leggerla. E sperando la prossima volta di darvi lo studio, e vi salutiamo e vi auguriamo buon lunedì. Ciao!